Cari fratelli e sorelle nel Signore, vi saluto molto molto calorosamente e vi do il benvenuto a questo programma in diretta. Oggi parleremo di diversi punti. Oggi noi o io in particolare Ricordiamo il 2 aprile 1962. E dunque sono passati 62 anni da quando il Signore mi ha chiamato con voce udibile e mi ha incaricato di predicare la sua parola. Dunque, oggi ricordiamo il 2 aprile 1962 e guardiamo indietro con gratitudine ai numerosi anni in cui il Signore ci ha aiutato. Benedetto dato istruzioni e parlato sempre di nuovo. Poi oggi è il nostro cinquantesimo anniversario. 50 anni fa, come oggi, questa sala è stata inaugurata. Il primo fine settimana di aprile del 1974 abbiamo consacrato la nostra sala al Signore. Credo che ci siano 556 posti a sedere e il Signore ha fatto in modo che fossero occupati abbastanza spesso e che si dovessero aggiungere tutte le altre stanze compreso il refettorio per accogliere tutti coloro che venivano ad ascoltare la santa parola di Dio io stesso, come sapete, ho raggiunto l'età di 90 anni e sono profondamente grato a Dio per avermi guidato e condotto fin dall'inizio. Oggi, insieme al fratello Borg, che leggerà le scritture, Guarderemo anche al passato. Nel 1958 il fratello Borg era presente quando io ho tradotto il primo sermone del fratello Branham. Ed allora abbiamo camminato insieme sulla via del Signore e abbiamo servito il Signore. Quindi, cari fratelli e sorelle, faremo anche un breve accenno al ministero del fratello Branham, che il Signore ha usato in modo speciale. E vorrei dire che ieri ho ascoltato e letto ancora una volta i 22 capitoli dell'Apocalisse e sono semplicemente sopraffatto dalle molte cose soprannaturali che Giovanni ha sperimentato, visto, udito. E che ha potuto scrivere sull'isola di Patmos. Lui ha visto lì colui che sedeva sul trono, ha guardato mentre l'agnello veniva e prendeva il libro con i sette suggelli dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Quante volte Giovanni ha menzionato i 24 anziani? Quante volte ha menzionato le quattro creature viventi? Quante volte ha menzionato le cose che gli uomini hanno passato? Poi anche le sette epoche della Chiesa? E poi ancora i sette suggelli. Non vogliamo approfondire questo argomento oggi e non possiamo farlo, ma questo è unico che Dio si è servito del fratello Branham. Poi, quando è arrivato il tempo? Dal 5 all'11 dicembre 1960. Per parlare delle sette epoche della Chiesa tramite rivelazione. E poi è venuto il tempo, dal 17 al 24 marzo 1963, quando il fratello Branham ha ricevuto l'istruzione che i sette suggelli: dovevano essere aperti e sappiamo tutti che gli fu detto di portare il messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Fratelli e sorelle, i nostri fratelli all'inizio, sia Pietro sia Giovanni, sia Giacomo hanno avuto esperienze soprannaturali con il nostro Signore. Sono accadute cose soprannaturali anche fin dall'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento. Ma ciò che fu poi rivelato sull'isola di Patmos, ciò che sarebbe accaduto fino ai nuovi cieli e alla nuova terra, è che nel nostro tempo Dio ha avuto un profeta a cui poteva rivelare ogni cosa. Oh, quanto possiamo essere grati. Quanto possiamo essere grati? Ora leggeremo alcuni passi della Bibbia e chiediamo sempre al fratello Borg di farlo. Prego. Leggiamo in Matteo capitolo 24, versetto 3. Matteo capitolo 24, versetto 3. E mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: "Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?" Fratelli e sorelle, abbiamo qui tre domande e siamo veramente grati a Dio che abbiamo ricevuto una risposta. La prima promessa si è adempiuta nel 70 d.C., quando Gerusalemme quando il tempio fu distrutto. Perché questa era la prima domanda. E la risposta fu che non sarebbe stata lasciata una pietra sopra l'altra. E l'adempimento ebbe luogo nel 70 d.C., quando è avvenuta la distruzione. Ma la seconda domanda, quale sarà il segno della tua venuta? E poi arriviamo al nostro tempo in cui è stato predetto tutto ciò che sarebbe accaduto prima del ritorno di Gesù Cristo. E anche tutto ciò che è stato detto. Che sarebbe accaduto dopo la seconda venuta, fino alla fine. È sufficiente leggere Matteo capitolo 24, dove sono scritte molte cose, o Luca capitolo 21, e i vari passi biblici su ciò che sarebbe accaduto prima del ritorno di Gesù Cristo. E fratelli e sorelle, noi non siamo seduti ai piedi di Gamaliele o ai piedi di uno scriba, ma ai piedi di Gesù Cristo, il nostro Signore, che ci parla attraverso la sua santa parola e ci dà informazioni su ogni cosa. Soltanto la sua parola conta. Noi vogliamo ascoltare solamente ciò che egli ha da dire alle chiese e soprattutto a noi in questo tempo. Quindi continuiamo a leggere, prego. Leggiamo in Luca capitolo 21. Versetto 28. Luca capitolo 21, versetto 28. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Sia ringraziato il Signore. Dobbiamo osservare i segni dei tempi, i segni del tempo della fine. E quando tutto questo accadrà dovremo alzare il capo perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Siamo davvero molto, molto vicini al ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Ma restiamo sobri in ogni modo e sperimentiamo la nostra preparazione interiore in modo da essere pronti quando il Signore verrà e potrà realizzarsi in ognuno di noi che apparteniamo alla Chiesa sposa e siamo pronti quando il Signore ritornerà per andare con Lui nella gloria. E io credo che ciò avverrà a breve. Prego. Leggiamo in Apocalisse capitolo 1, versetto 1. Apocalisse capitolo 1, versetto 1. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo. Al suo servo Giovanni sia ringraziato il Signore. Egli mandò il suo angelo a rivelare al suo servo Giovanni tutto ciò che sarebbe accaduto. E qui troviamo la parola ai suoi servi i veri servi di Dio, quelli chiamati dal Signore, per dire al popolo di Dio ciò che lo Spirito ha veramente da dire alle chiese in questo tempo. E il Signore si è rivolto anche a me come suo servo, si è rivolto anche a me, l'ultimo di tutti coloro che hanno avuto l'onore di predicare la preziosa e santa parola, come mio servitore. Ed è per questo che egli ha rivelato anche a me, tutto ciò che ha rivelato a Giovanni sull'isola di Patmos fino all'ultimo capitolo e all'ultimo evento e di questo gli siamo grati dunque dio ha mandato il suo angelo per rivelare al suo servo Giovanni ciò che doveva essere detto ai servi di Dio. E noi siamo grati per la rivelazione di Gesù Cristo, nostro Signore. Prego. Leggiamo in Atti degli Apostoli capitolo 20, versetto 27. Atti degli Apostoli capitolo 20, versetto 27. Perché io non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Io posso dire lo stesso. Non ho mancato di proclamare l'intero consiglio di Dio. Tutto ciò che appartiene all'opera di redenzione è stato incluso nella proclamazione. Tutto ciò che è accaduto per noi sulla croce del Golgotha. Il completo perdono, la completa redenzione, la vita eterna. Tutto ciò che ci è stato dato da Dio in Cristo lo abbiamo accettato, lo abbiamo sperimentato per grazia. Conversione, nuova nascita, rigenerazione, battesimo dello Spirito, la guida attraverso lo Spirito Santo. Tutto ciò che Dio ha preparato. Noi lo abbiamo sperimentato e ricevuto per grazia per poterlo trasmettere. E così anch'io posso dire che ho proclamato tutto il consiglio di Dio e tutti coloro che sono da Dio ascoltano. Ascoltano la santa parola rivelata in questo tempo, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Sia ringraziato il Signore per questo. Prego. Leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi capitolo 6 i versetti 17 e 18. Seconda Epistola Corinzi capitolo 6 versetti 17 e 18. Leggo il versetto 17. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene. Dice il Signore: e non toccate nulla d'impuro e io vi accoglierò sia ringraziato il Signore la chiamata fuori. Separatevi, non toccate nulla d'impuro. Questa è l'ultima chiamata prima del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore a uscire da tutti gli insegnamenti, da tutte le tradizioni, da tutte le interpretazioni, da tutto, da tutte le denominazioni, per separarsi e vivere consacrati al Signore. Perché come lo sposo era la pura parola fatta carne, Così la sposa deve trovarsi nella parola di Dio. Non un'interpretazione, ma una parola pura e santa e un puro e santo sangue che scorre per noi. Tutto è accaduto e noi siamo diventati ubbidienti. E ci siamo lasciati chiamare fuori, separare, per ascoltare soltanto ciò che il Signore Dio ha da dire alle Chiese attraverso lo Spirito. Prego. Leggo il versetto 18. E vi sarò. Per Padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente, sia ringraziato il Signore. Dunque, prima la chiamata fuori, la separazione e poi la promessa. E vi sarò per padre, e voi mi sarete come figli e figlie. Quindi non andate per la vostra via nella disubbidienza e poi dite: Sono un figliolo di Dio. No, è arrivato il tempo di lasciare tutte le nostre vie, di essere separati e servire il Signore. E soltanto allora, quando questo sarà avvenuto, Dio ci vedrà come i suoi figli e figlie che si troveranno nella sua volontà e sperimenteranno la loro preparazione per il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Prego. Leggiamo in Matteo capitolo 17, versetto 11. Matteo capitolo 17 versetto 11. Ed egli rispondendo disse loro, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Sia ringraziato il Signore. Abbiamo letto e riletto spesso questo passo biblico. Come Elia fu mandato a radunare il popolo di Dio sul monte Carmelo affinché prendesse la sua decisione e non andasse più di qua e di là, ma fosse ricondotto a Dio, così è accaduto nel nostro tempo e Dio ha potuto utilizzare il fratello Branham per riportare il popolo di Dio a Dio, si è lodato il nome del Signore. Prego. Leggiamo in Atti degli Apostoli capitolo 3 versetto 21. Atti degli Apostoli capitolo 3 versetto 21 che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Cari fratelli e sorelle, pensate a ciò. Nel secondo sermone di duemila anni fa, Pietro fu indotto a scrivere: Lui, il nostro Signore e Salvatore, deve rimanere in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutto ciò che Dio ha proclamato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'inizio dei tempi. Ogni cosa deve essere restaurata e questo sta accadendo ora in tutto il mondo. Tutti i veri figli di Dio hanno lasciato i propri pensieri, le proprie vie le proprie interpretazioni e credono soltanto a ciò che Dio ha scritto nella sua parola. Lui, il nostro Signore, il cielo deve tenerlo accolto fino al nostro tempo, quando tutto sarà restaurato e noi potremo sperimentarlo. Lode e gloria al nostro Signore per questo. Prego. Leggiamo in Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3. Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3. Leggo il versetto 2. Nella casa del Padre mio, ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo. Lodato ed esaltato sia il nostro Signore. Dopo aver compiuto la redenzione, Lui è salito a prepararci un luogo. E ora leggiamo nel versetto successivo che lui ritornerà come ha promesso per accoglierci a sé. Fratelli e sorelle, il tempo è giunto e siamo grati a Dio dal profondo del cuore che tutte queste scritture parlano direttamente a noi. Per favore, leggiamo il prossimo versetto. Leggiamo il versetto 3. E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi sia lodato ed esaltato il nostro Signore. La seconda domanda era qual è il segno del tuo ritorno? Abbiamo già letto i passi della Bibbia. Egli rimarrà in cielo fino al tempo in cui tutto sarà restaurato. Lui è andato a preparare un luogo per noi e ritornerà. Il ritorno del Signore è stato descritto in molti passi biblici, sia nella prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 4, sia nella prima epistola ai Corinzi capitolo 15, dal versetto 51 e in tutti gli altri passi biblici il ritorno del Signore ci è stato descritto ma pensate a ciò che meraviglia dopo aver compiuto la redenzione egli è salito a preparare un luogo per noi e ora ritornerà per portarci nella gloria affinché possiamo essere dove lui è prima lui è venuto dove siamo noi affinché possiamo andare dove lui è Dio sia ringraziato prego leggiamo in Matteo capitolo 24 versetto 14 Matteo capitolo 24 Versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Lodato ed esaltato sia il nostro Signore. Questo messaggio divino di salvezza come è stato proclamato all'inizio, deve ora essere proclamato alla fine, prima del ritorno di Gesù Cristo, a tutte le nazioni e a tutte le lingue. E poi verrà la fine. Dio ha condotto in modo tale che ha utilizzato il fratello Branham per riportarci alla parola originale al messaggio divino di salvezza e il Signore ha potuto utilizzare me per questo dopo la sua dipartita e posso dirlo alla gloria di Dio i miei piedi hanno calcato il suolo di 169 nazioni e ho proclamato il messaggio divino di salvezza in tutto il mondo, e dove non sono andato personalmente, lì il messaggio è arrivato, così possiamo dire che questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. E in Apocalisse, capitolo 14, versetto 6 viene sottolineato il messaggio eterno di salvezza sarà proclamato a tutte le nazioni il messaggio di salvezza è eternamente valido alleluia sia lodato e glorificato il nostro signore possiamo gridare a gran voce al mondo intero oggi nel nostro tempo questa sacra scrittura questo sacro incarico si sta adempiendo sotto i nostri occhi. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Prego. Leggiamo in Marco capitolo 7, versetto 7. Marco capitolo 7, versetto 7. In vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Anche questa parola dovrebbe arrivare al cuore di tutti noi. Non è rivolta a noi, ma a tutti coloro che passano accanto a ciò che Dio ha promesso e sta facendo e che semplicemente pregano in tutte le chiese, nelle chiese libere, in tutte le denominazioni, loro pregano: Padre nostro, sia fatta la tua volontà. Ma nessuno interessa quale sia la volontà di Dio. Ognuno va per la sua strada. E il Signore ha dovuto dire: in vano mi rendo nel loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Da qui l'enfasi di ritornare alla parola affinché possiamo adorare in spirito e verità e non con tutte le formule e false dottrine. Oh Dio, aiutaci per grazia. Prego. Leggiamo in Giovanni capitolo 4 versetto 23 Giovanni capitolo 4 versetto 23 ma l'ora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede Amen. Amen. Oh, che meraviglia, fratelli e sorelle, possiamo davvero sottolineare con convinzione: l'ora viene, l'ora è già qui, in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. E la verità è la santa parola di Dio. E noi che crediamo la santa parola rivelata di Dio e che possiamo sperimentare ciò che Dio sta facendo, possiamo adorare Dio in spirito e verità. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Prego. Leggiamo in Matteo capitolo 4, versetto 4. Matteo capitolo 4, versetto 4. Ma egli rispondendo disse, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Di nuovo l'enfasi sulla parola di Dio. Non di solo pane che è terreno, ma spiritualmente di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Oh, quanto siamo grati per la Bibbia per l'antico e il nuovo testamento. Grati per ogni parola e noi viviamo di essa. Prego. Leggiamo in Apocalisse capitolo 2, versetto 7. Apocalisse capitolo 2, versetto 7. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. A chi vince? Io darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Questo fa semplicemente parte del fatto che Dio apre le nostre orecchie affinché ascoltiamo soltanto ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese per appartenere alla moltitudine che vince, alla moltitudine vittoriosa che sarà pronta al ritorno di Gesù Cristo. Oh, quanto possiamo essere riconoscenti per ogni parola. Prego. Leggiamo l'ultimo passo biblico in Apocalisse capitolo 3, versetto 21. Apocalisse capitolo 3. Versetto 21. Chi vince lo farò sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere con il Padre mio sul suo trono. Cari fratelli e sorelle, vi prego di leggere tutti i passi della Bibbia che ci parleranno oggi e in futuro e diventeranno realtà nella nostra vita spirituale. Dio ha semplicemente condotto in modo tale che proprio prima del ritorno di Gesù Cristo, tutto sia restaurato. La chiamata fuori, la separazione, tutto deve accadere in modo da essere pronti quando il Signore verrà. Perché così sta scritto, quelle che erano pronte entrarono con Lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Che Dio ci benedica. Vi prego di comprendere. Come ho già detto, oggi è un giorno speciale per me, il cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione della Chiesa dove sono stati predicati migliaia di sermoni che ora vengono ascoltati da persone di tutte le nazioni e di tutte le lingue. E poi la grazia del 2 aprile 1962. Sono passati 62 anni. Al servizio diretto del Signore. E non ho nulla da correggere, nulla da ritirare. Io ho predicato soltanto ciò che è scritto nelle sacre scritture, e così il Vangelo Eterno è stato proclamato a tutti i popoli e a tutte le lingue. Ora, Ora, prima del ritorno del Signore. E il nostro Signore, che ha già preparato il luogo, ritornerà e ci porterà a casa. Cari fratelli e sorelle, per favore, siate presenti, siate attivi, separatevi, uscite fuori. Non toccate nulla di impuro. Santificatevi nella parola di verità, purificatevi nel sangue dell'agnello e sperimentate così la vostra preparazione perché il nostro Signore sta arrivando, la sua venuta è molto molto vicina e so che tutti coloro che ascoltano il messaggio ora e credono saranno presenti. Mi scuso perché da quando ho compiuto 90 anni non posso più parlare come prima, ma lo faccio con tutto il cuore. Anche tutti i fratelli nel servizio che traducono e servono nelle chiese locali, per favore, non diffondete strani insegnamenti, ma soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola. Soltanto così potremo tutti adorare in spirito e verità. E Dio cerca tali adoratori. E Dio trova tali adoratori oggi in coloro che hanno creduto la sua parola. E sono stati santificati in essa. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Alleluia. Siate benedetti con la benedizione del Dio onnipotente. Nel nome santo di Gesù. Amen.